Sono due partite che mi sento meglio fisicamente. Sicuramente sono partito in ritardo perché quando parti a fine agosto praticamente salti la preparazione e niente. Poi spero di mantenere questo stato di forma più a lungo possibile e aiutare la squadra. Un Nicola Ciotola trasformato, quello visto in campo nelle ultime due partite contro Aprilia e Bissartena, sarà stato l'orgoglio, sarà stata l'intenzione di dimostrare alla società e ai tifosi che il Ciotola bis non poteva terminare prima del previsto o comunque non poteva finire senza aver lasciato nuovamente il segno. Fatto sta che l'esterno Sannita ha deciso che era tempo di ricaricarsi i lupi sulle spalle. Dal rigore sbagliato contro il Castiadas, che era arrivato in seguito ad una serie di prestazioni negative, al gol contro la Bissartena, preceduto da quello di mercoledì contro la formazione di Feola. Sono passate poche settimane, eppure il numero 7 biancoverde, la cui seconda avventura in terra irpina sembrava essere titoli di coda, ha cambiato passo. Supera gli avversari come Birilli, lo fa come i vecchi tempi, sotto la guida di Salvatore Campilongo, creando panico tra le maglie avversarie. Sta ritrovando la condizione giusta, e questo può essere solo un bene, considerando che era stato accolto in pompa magna, e se questo Ciotola dovesse continuare a fare bene, per gli avversari diventerà veramente duro a marcarlo.